Salve a tutti, gente, sono Dave e siamo tornati su Minecraft. Sto registrando la mattina prima di andare al lavoro, quindi ho poco tempo. Volevo vedere se riuscivo a fare il video dove trovavo un po' di diamanti e quindi sono corso subito giù in miniera e ho iniziato a scavare. No, in realtà adesso sto iniziando a scavare. Sono deciso di scavare giù o scavare su. Ho qui altezza comunque 10, se non erro. Sì, ho dato un calcio al secchio della spazzatura sotto la scrivania, quindi tranquilli, non è morto nessuno. Adesso arriva anche il cane che la sento, la cagnolina la sento camminare nel corridoio come un'ombra. Quindi non ci resta che scavare, sperare che riesco a trovare almeno un diamantozzo. Sapete com'è? I diamanti fanno sempre comodi su Minecraft. Ovviamente non vi mostro tutto il tempo di scavaggio perché altrimenti vi annoierei soltanto. E il tempo che vi faccio la testa di chiacchiere per un altro minutino, forse due, e poi taglio. Quindi abbiate un po' di bontà e mettete mi piace nel frattempo. Io scavo sempre ad altezza 10 in modo che sotto posso scavare. Sulla bedrock lasciare due blocchi di spazio tra uno scavo e l'altro e poi scavo sopra e così via. Se ho bisogno di altri materiali scavo più in alto, però sempre con la stessa metodica. In questa serie sto scavando la galleria di larghezza 2 e non larghezza 3 perché mi va così. Il cane è andato a prendere il giochino e sta sul divano. Pausa. Niente, avevo interrotto un attimo la registrazione perché il cane non aveva preso un giochino, ma aveva preso il, come si chiama, quel coso calamitato che mantiene le tende aperte e quindi sono dovuto andare a toglierlo un attimo dalle sue grinfie malefiche. Ora sta guardando fuori dal balcone, quindi tra poco abbaierà probabilmente. Allora ragazzi, ragazze, uomini, donne, bambini, bambine, tutti quanti, quelli che stanno guardando questo video, ho un po' di affanno, sì, non lo so perché. Allora vi sto dicendo, nel frattempo lasciate un mi piace, poi appena troviamo i diamanti, vediamo che cosa fare. Può darsi anche che questo video non lo vedrete mai perché sarò sceso e non ho trovato diamanti, quindi lasciate un mi piace nel caso vedete il video, perché vuol dire che abbiamo trovato i diamanti, oppure no, non lo so. Questo telefono inizia a suonare la prima mattina come al solito e ci vediamo tra pochissimo. Allora, per ora non ho trovato diamanti, però stavo togliendo un po' di ghiaia con questo mio metodo un po' particolare. E ho visto che c'è del lapislazzuli da qualche parte, li ho visti. Eccoli lì. Quindi raccogliamo i lapislazzuli, che almeno ci portiamo avanti con la raccolta di materiali. Tra poco devo andare a controllare il cane perché non lo sento da troppo tempo. Ok? Nel frattempo andiamo avanti con gli scavi. Che bello, ho trovato anche un po' di oro. Così almeno raga, cioè, abbiamo trovato quasi tutto. Che bello. Allora non è un video brutto questo, raga, non è un video brutto. Abbiamo trovato anche i diamanti, che sono un trofeo tra l'altro. Ok, non male. 3, 4 erano. Meglio, bene, bene. Andiamo ancora un po' avanti con gli scavi. Giusto da rompere questo piccone che ho tra le mani, perché ne ho un altro, sì. E poi torniamo a casa. Poi mi scrivete nei commenti questi quattro diamanti, cosa sarà quale sarà la prima cosa da fare? No, senza che me lo scrivete, faccio il piccone perché devo rompere tutta quell'ossidiana lì all'inizio. E quindi mi serve per forza il piccone di diamante. A parte che l'ossidiana ci serve, se dobbiamo andare avanti col gioco, abbiamo bisogno di un po' di ossidiana. Quindi ci dobbiamo dare da fare. Anzi, visto che ho trovato dei diamanti, adesso dopo aver rotto questo piccone, trovando anche la redstone qui, quindi torniamo a casa che veramente
Come materiale ci manca solo lo smeraldo. Ah, il carbone non l'abbiamo trovato. Comunque, tornando, mi raccolgo sia sta redstone che questo carbone e il rame. Intanto ormai abbiamo trovato quello che ci serviva e non ci possiamo lamentare. Materiali, questi qui sono comodissimi per fare esperienza, a parte che il carbone serve tantissimo. Redstone dà comunque esperienza. I diamanti danno esperienza, ma i diamanti servono a prescindere dall'esperienza. Cioè, una volta fatta una bella armatura di diamante, andiamo a uccidere il drago. Sulla PlayStation ancora devo fare il trofeo di andare nel land e uccidere il drago, perché nonostante io abbia saccheggio 3 sulla spada, non, gli Enderman non mi droppano troppe Enderpearl. Cioè, ne avrò secondo me 5-6. Quindi neanche la rottura di scatole di iniziare a cercarlo, capito? Però non preoccupate, anche sulla play prima o poi andrò a trovare l'Ender Dragon, ammazzarlo o a morire, non lo sappiamo. Che ne possiamo mai sapere. Sicuramente come lui morirò almeno 10 volte. Però l'importante è provarci. Quindi mi raccolgo questo copper, questo rame. E ci vediamo a casa. Uscendo, ho visto che era un po' notte. Quindi ho detto, visto che la scorsa volta. Vabbè, che adesso c'è l'armatura un po' di ferro. La scorsa volta, uscendo di notte dalla miniera, ho rischiato un po' di morire, come dire. E ci sono un bel po' di creepers in giro per la mappa. Beh, detto registriamo, male che vada, muoio insieme ai miei fans e non perdo la serie da pirla. Pure uno zombie. Qui sotto c'è qualcuno? Riesco ad andare a dormire? O preferite che lotto un po'? Giusto un paio di zombie con la speranza che mi droppino una carotina, come hanno fatto con la patatina. No? Ok, niente. Qui c'è uno scheletro, già lo so che se vado a dormire quello scheletro mi attacca. E questo piccinino? Dammi qualche pezzo di armatura incantata. Tipo l'elmetto incantato. Niente, volevo saltare e colpirlo con la speranza di fare un critico, ma in realtà mi ha colpito lui a me. Mi ha dato i gamberi. Lo scheletrino si è allontanato, quindi si dorme. E siamo quasi salvi. Quello cerchiamo di andargli a dare almeno un colpo per prendere l'esperienza, ma se la sta svignando. Ok. Esperienza presa. Drop preso. E adesso andiamoci a raccogliere quei drop là fuori che ho visto un po' di gente bruciare. Ok. Dobbiamo fare attenzione sulle creeper. Solo carne marcia? Si direbbe di sì. Da quell'altro lato, vide. Ok, solo loro due erano. Meglio di niente. Un po' di carne marcia è sempre buona. In caso di mancanza di cibo possiamo mangiare anche la carne marcia, eh. Anche se abbiamo questa fonte infinita di cibo qua vicino. Non è molto, però comunque fa qualcosa. Io metto a cuocere subito l'iron. Di qua, finito il vetro, e tra poco vado fuori dal cane. E questo butto qua, questo butto qua. Sta un po' rompendo le scatole, ma va bene. E con questo video, dove abbiamo trovato diamanti, vi saluto e vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, perché è rimasto fino a questo punto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti, ciao.